Siamo con Riccardo Deserti, direttore di Consorzio Parmigiano Reggiano. A Cibus c'è una novità che è la presenza appunto dei caseifici. Sì, è un'edizione importante. Intanto il 2018 è un anno in cui il formaggio parmigiano reggiano viene da un biennio di risultati positivi, nel senso che il mercato sta dando risposte importanti in Italia, in particolare all'estero, e questo ha dato delle stimoli nuovi anche su come rapportarci con i consumatori. E qui presentiamo per la prima volta nello stand del consorzio la piazza dei caseifici, cioè ogni giorno sono presenti 8 caseifici artigianali, quindi 32 caseifici nei 4 giorni della rassegna, dove vogliamo dare la possibilità ai compratori, ai clienti, ai curiosi anche dei prodotti di qualità, di scoprire le distintività del parmigiano reggiano, le espressioni dei vari territori, ma anche le varie tipologie, dalla montagna alle razze autoctone al biologico. Questo proprio per comunicare quella che è l'unicità del prodotto DOP parmigiano reggiano, che è uno solo per il rispetto del disciplinare, ma esprime grandi differenze, grandi varietà ed è un elemento di forza che ci sta dando grandi risposte nei mercati in Italia ma anche in tutto il mondo. Parlando dei mercati all'estero, diamo qualche cifra, qualche idea appunto di quali sono questi mercati. Sì, beh, intanto la posizione nei mercati esteri è molto importante. Nel 2017 c'è stato un ulteriore balzo di oltre il 4% delle esportazioni e questo è avvenuto nonostante la situazione molto difficile negli Stati Uniti, che era il primo mercato di esportazione, ma con il rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro ha creato delle forti difficoltà sui nostri flussi di esportazione. Nonostante questo l'export è in crescita, siamo al 38% rispetto alla produzione totale e l'obiettivo in pochi anni di arrivare a un 50% di esportazioni. Questo perché i consumatori un po' in tutto il mondo apprezzano e premiano la naturalità del prodotto oltre che alle sue caratteristiche qualitative. E come avete scelto di comunicare l'unicità di Parmigiano Reggiano nel mondo? Qual è la vostra strategia di comunicazione? Beh, la strategia principale è proprio portare nei supermercati, nei punti vendita e nella ristorazione, dove c'è in molti paesi è la prima finestra di ingresso sul mercato, di far scoprire le distintività. Proprio far capire che oltre al classico 24 mesi abbiamo formaggi più freschi, abbiamo formaggi più stagionati con sapori e abbinamenti che permettono di accompagnare il gusto e la tavola in una maniera nuova per tantissimi sconosciuta, e questo è il punto di forza della comunicazione. Chiudiamo con un'ultima domanda, il suo pensiero su quello che è il fenomeno dell'Italian Sounding, che comunque coinvolge anche proprio il nome del parmigiano. Sappiamo appunto di casi di imitazioni, proprio anche del nome stesso. Che cosa ne pensa? E, oltre al fatto di cosa ne penso, è cosa fa il consorzio, nel senso il fenomeno dell'Italian Sounding è in tutte le sedi un fenomeno da stroncare. È chiaro che in molti casi, in molte situazioni, come Italia, come consorzio e come Europa, non è possibile ottenere un'eradicazione totale o creare regole nel mondo identiche a quelle di grande tutela che abbiamo creato in Europa. Quindi da un lato, tra virgolette, mi viene ad usare il termine, bisogna comunque sempre usare il bastone, quindi dove è possibile intervenire con gli strumenti legittimi, interventi legali o anche con gli accordi, per avere accordi a nostro favore. Dove non si arriverà con la legge e con gli accordi, bisogna anche sfruttare l'altra faccia della medaglia. L'Italian Sounding spaccia per parmigiano qualcosa che non lo è. Noi dobbiamo essere bravi a far conoscere quello vero, a farlo riconoscere prima di tutto col palato, e quello che oggi è un danno può diventare, se saremo bravi noi, anche un'opportunità per trasferire quei consumi e quei consumatori da quello falso a quello vero.